Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Arriva nella vita di chi segue Cristo, di chi cerca Dio, la nostalgia del vedere faccia a faccia. Non c'è più paura in questo incontro, c'è solo l'intimo desiderio di stare davanti a ciò per cui siamo stati fatti. Osanna al figlio di Davide, osanna al redentore, osanna al figlio di Davide, osanna al figlio di tempo di 2 minuti, importante chiarificare questo punto della nostra fede, perché molto spesso si
ma qui persino quando siamo nella tristezza, nella confusione, presente e male, dolcezza al cuore, ci bisogna però imparare a riconoscerlo anche quando umanamente non ce la facciamo. E la vera causa di questa sua inamovibile presenza è che egli supera qualsiasi gioia umana e qualsiasi immaginazione e desiderio. Egli è al di là, molto di più di quello che osiamo pensare e dire. E la sua fonte è inesauribile e continuamente nuova, viva, fresca. Per questo il cristianesimo sfugge alla routine e all'abitudine. E se la routine e l'abitudine entrano nella nostra vita cristiana, è il segno che manca la presenza di Cristo. Questo ci insegna che, pur essendo continuamente con Cristo, non è automatico che egli diventi determinante nella nostra vita. Molto dipende dalla nostra libertà, dalla nostra personale disposizione, dal nostro atteggiamento individuale. Affidiamo a Gesù Bambino la città di Arenzano, la nostra comunità parrocchiale. Il Signore Gesù, con la sua mano benedicente, possa entrare in tutte le attività di questa parrocchia, sia religiose sia civili, portando il segno della giustizia, il segno della pace, il segno della misericordia. Padre nostro,